provare queste scarpe. È rimasto solo un 35. Beh, va benissimo lo stesso. Buonasera. I carabinieri di Sassuolo, grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno identificato e denunciato per lesioni aggravate tre giovani marocchini che a fine luglio avevano aggredito un loro connazionale in Viara di Cimonte. L'uomo aveva allertato i militari ed era stato ricoverato con diversi traumi, tra cui la rottura del setto nasale. In corso ulteriori accertamenti per risalire al movente. Incidente questa mattina intorno alle 9 in Viale della Pace, all'intersezione con Via Puccini, dove due auto si sono scontrate. In seguito al sinistro una donna è finita al pronto soccorso, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale. Zineb, 35 anni, di cittadinanza italiana e di origine marocchina, denuncia ai nostri microfoni una storia di aggressioni verbali a sfondo razzista che avrebbe subito da alcuni vicini. Ascoltiamo la sua testimonianza. Mentre stavo proprio sparecchiando, che i miei bimbi hanno appena mosso qualche macchinini piccoli, mi trovo con il vicino di sotto che mi suona dicendomi che i bambini hanno fatto rumori, quindi il tempo che io mi spiegavo che dare spiegazioni che i miei figli non hanno ancora fatto niente, anche parlando che loro, visto la loro età, faccio fatica anch'io a spiegarli, anche a un bambino di 23 mesi, di non fare rumori, di non disturbare anche i vicini. Solo che ero da sola con loro, il mio marito era via per lavoro, l'ho detto dammi solo il tempo che finisco quello che sto facendo in cucina, dopo passo a loro per gestirli, quindi non posso fare tutto alla volta. Allora sento sua moglie giù che urlava dicendo marocchina di merda, hai rotto, vai via. E allora mi sono fermata lì dicendo stop tutto, perché non sto capendo se un problema che si tratta con i bimbi o che si tratta di me che non sono italiana. Poi ho detto guarda, finiamo qua, perché o vai via, se no chiamo i carabinieri e non vieni mai più a suonare da me. E basta, perché hanno superato il livello di anche di discutere. Non mi è mai successo, io abito qua da 6 anni, non mi è mai successo di sentire qualcosa del genere. Della gente per strada che non mi interessa, ok va bene, sento qualcosa così e domando, perché la gente non va con me a casa, tanto vado a casa mia. Siccome mi lavo le mani, mi lavo anche la mente, siccome non ho sentito niente. Però quando succede a casa tua, dove hai appena comprato e dove stai cercando di, come dire, tanto vivrò lì fino alla fine, non vendo oggi e vado a comprare domani in un altro posto. E se la situazione è questa, sarà la stessa anche se cambio zona, se cambio casa. Quindi questa cosa mi ha suonato troppo nell'orecchio, mi ha fatto male, mi ha tolto la voglia di stare qui, di vivere qui. Mi è venuto anche, come ho già detto, come ho spiegato anche ai carabinieri, io quasi quasi, come ho detto anche a mio marito, prendo i miei bimbi e vado via. Se sono io qui, se sono io la straniera, allora saranno i miei bimbi che sono italiani di radici, qui si fanno gli stranieri da qualche parte. A parte il fatto che uno ti offende, come ho detto prima, ma stavolta hanno toccato proprio un punto che per me è molto sensibile. Nel fatto che io vivo la mia vita tranquilla, non offendo nessuno, non cerco problemi con nessuno, rispetto i miei limiti, amo i miei radici, sono marocchina e sono anche italiana di cittadinanza, quindi sono fiera di essere italiana e sono fierissima di essere marocchina, quindi denuncio questo fatto qua e vado avanti finché
come dire, trovare giustizia, perché anche per i miei bimbi devono anche loro capire che marocchina di merda non esiste, cioè mia mamma e basta, non c'è mia mamma marocchina. Perché mia mamma marocchina? Perché deve crescere con il fatto che ha fatto una colpa ad avere una mamma marocchina. Io non sono marocchina e basta, parlo tante lingue, ho girato quasi metà Europa, per non dire tutta, e quindi abbiamo studiato anche a Dante Alighieri, a Casablanca, prima di conoscere mio marito, ho studiato archeologia di più, perché a me è sempre piaciuta la cultura italiana, la storia italiana, quindi ero sempre curiosa. Parlavo italiano prima di venire in Italia, quindi io non sapevo neanche che il mondo in Italia è così. Io l'ho immaginato un'Italia tutta diversa, un'Italia di Vasco Rossi, di Eros Ramazzotti, di Laura Pausini, quindi di Dante Alighieri, di la lingua bella che mi è sempre piaciuta, l'ho sempre chiamata musica, non è una lingua. E ho sempre, come dire, ho sempre desiderato venire qua in Italia, però no, sono stata scioccata e non voglio che la gente sia così, anche per il mio caso, nel mio palazzo dove vivo, voglio che capiscono anche loro che sono una di loro, che sono come loro. Questo che cerco, non cerco problemi con nessuno, ma questa gente qua deve capire che siamo tutti uguali, non c'è, anche il Covid ha toccato il mondo, non ha toccato solo i marocchini o spagnoli, ce l'abbiamo, abbiamo tutti, il mondo tutto soffre della stessa problema, quindi so che c'è della gente che è diversa. Io non ho amici marocchini in Italia, tutti i miei amici sono italiani, sono della brava gente. C'ho qua la mia vita, c'ho il mio bar preferito, c'ho i miei negozi preferiti, c'ho come dire, la mia vita è qua, quindi non me lo cambia nessuno. E non il messaggio che voglio passare dopo tutto questo è che quella gente magari non ha studiato o non ha avuto esperienze con il mondo, voglio che capiscono che siamo tutti uguali, siamo tutti uguali. Ed ora passiamo allo sport. Prime tappe di avvicinamento alla nuova stagione per il Sassuolo Calcio. Circa 3 settimane dopo l'ultima gara contro l'Udinese, lunedì prossimo la squadra di Mister De Zerbi si ritroverà sui campi del Mapei Football Center per il raduno. Il programma della prima giornata di lavoro dei neroverdi prevede tamponi al mattino e sedute atletiche individuali nel pomeriggio. Il giorno successivo, invece, saranno effettuati i test Mapei. Gli allenamenti scatteranno da venerdì 28. Grazie per essere stati con noi. Per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento è domani. Buona serata.